Puntata oggi 22 maggio 2024. Come sempre, vi ricordo che se siete interessati a questi video potete iscrivervi al canale YouTube così come al canale Telegram Il Vento di Nord-Est e visitare il sito Il Vento di Nord-Est. Tutti i riferimenti sono facilmente ritrovabili nella descrizione. Molto interesse stanno portando le valutazioni, i dati che sono emersi da un sondaggio di Ilvo Diamanti, sociologo e politologo, organizzato e sviluppato dall'istituto di sondaggi eh, Demos. Mette al centro dello studio la cosiddetta generazione Z, ovvero tutti nati dagli anni 90. Un aspetto di non secondaria importanza per quanto riguarda l'opinione, la visione che hanno i giovani al di sotto dei 30 anni nella direzione appunto dell'Unione Europea. Un'Unione europea che in questo momento si trova, come detto tante volte, in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda la sua storia e potremmo dire se guardiamo l'Unione Euro europea in sé, breve storia, a partire appunto dagli anni 90, quel post 1989, una generazione che nasce nel contesto dell'Unione europea. E di fatto il 60% dei giovani, degli under 30, guarda l'Unione Europea con assoluta fiducia. Cosa che eh, di fatto non si eh, avverte invece nelle generazioni eh, successive, che eh, progressivamente perdono la fiducia fino ad arrivare agli ultra 45 anni, dove soltanto poco più del 30% ha una visione positiva nei confronti dell'Unione Europea. Non sono aspetti secondari perché è proprio il punto di vista che eh, deriva dall'analisi di, eh, di questo elemento che caratterizza la nostra vita e che ha caratterizzato anche in modo importante gli ultimi, gli ultimi anni in prospettiva quelle elezioni, quelle che verranno tenute in eh, giugno, che rappresentano un momento estremamente importante per quanto riguarda lo stesso futuro dell'Unione Europea, perché da lì si capirà quali saranno le valutazioni che i cittadini europei daranno all'operato del passato dell'Unione europea più che a quello del, eh, del futuro. Un'Unione europea che, di fatto, soprattutto sotto la guida di Ursula von der Leyen, ha portato dei sacrifici, dei sacrifici molto importanti, senza però dimenticare il contributo di molti leader nel contesto dell'Unione Europea stessa che di fatto hanno mostrato una sorta di sinergia nel seguire delle vie determinate e anche eh, precise. Ma... Procediamo con calma. e Vediamo eh, il, il, il sondaggio in sé. Come detto, eh, gli under 30 al 60% si dimostrano degli, ovviamente degli intervistati, si dimostrano eh, favorevoli all'Unione Europea. Vedendo quindi un'Unione Europea come anche l'espressione del eh, futuro. Ora, eh, il discorso diventa particolarmente delicato perché se è vero che, l'Unione Europea eh, rappresenti e abbia rappresentato un tassello importante per quanto riguarda soprattutto il contesto della eh, pacificazione nel continente europeo, continente ovviamente dove si sono vissute eh, tantissime eh, tragedie legate soprattutto alle guerre, alle esperienze di contrapposizione, altrettanto è vero che in questo momento storico e soprattutto guardando al futuro la preoccupazione sia crescente anche perché L'Unione Europea che noi abbiamo conosciuto, quell'Unione Europea che puntava appunto all'armonizzazione, alla pace nel contesto stesso dell'Europa, ebbene in questo momento invece sta pensando e sta attuando una progettualità che va sempre di più nella direzione della, degli armamenti in nome di una ipotetica contrapposizione, perché poi dobbiamo tenere sempre conto che le valutazioni per quanto riguardano il futuro, sono sempre comunque legate ad ipotesi. Ebbene, in questo momento storico, da parte dei giovani, la tensione è sicuramente elevata, a differenza invece di coloro i quali sono nati al di fuori del contesto dell'Unione Europea e hanno avuto modo di vedere e soprattutto di constatare le differenze tra il prima e il dopo. Ora, le valutazioni diventano importanti perché se eh, si guarda ai giovani come L'espressione del futuro verrebbe da dire che eh, quelli che ancora non sono nati, allora di fatto rappresentano il futuro ulteriore per quanto riguarda le prospettive. Ma se la politica eh, che viene indirizzata proprio nella direzione dei giovani che rappresentano il futuro, è fatta sostanzialmente da persone che sono legate invece a delle visioni sostanzialmente di dinamiche e di contrapposizioni legate legate al passato è difficile ipotizzare delle soluzioni che possano poi alla fine andare a soddisfare tutti ma soprattutto il problema diventa importante quando si guarda con attenzione alle generazioni rivolte verso il futuro come prospettiva di miglioramento e di continuità quando non si pensa invece alle generazioni del presente e il problema è che non pensando alle generazioni del presente si entra inevitabilmente in un corto perché se le generazioni del presente non vivono la quotidianità la realtà in modo quantomeno soddisfacente ebbene le generazioni del futuro non esisteranno affatto e tutto questo viene dimostrato viene dimostrato abbondantemente proprio perché nel contesto europeo l'invecchiamento sta aumentando in modo estremamente importante così come la natalità si sta abbassando in modo altrettanto importante e da qui degli sviluppi degli sviluppi che ci portano a vedere il contesto sociale dell'europa per cercare di andare a tamponare situazioni Situazioni che non sono state prese in considerazione in passato e che ci propongono invece altre situazioni per rimediare appunto ai danni che sono, ne sono derivati. Allora vediamo quali sono le situazioni del passato, perché a metà anni 90 veniva segnalata come un'emergenza in prospettiva che si sarebbe venuta a realizzare proprio in questi anni. Quell'emergenza che vedeva un doppio abbinamento, quello legato ad un aumento dell'invecchiamento della popolazione in Europa abbinato a una bassa natalità. Una bassa natalità, un invecchiamento della popolazione è un mix che di fatto produce risultati che portano inevitabilmente al calo demografico, ma non solo al calo demografico, ma a un calo di tutto il contesto che riguarda anche la competitività, la produttività a livello economico. E da qui la situazione veniva presentata a metà anni 90 proprio per evidenziare una potenziale emergenzialità, ma in quel momento la classe politica e le componenti politiche che ne sono seguite non hanno mai preso delle effettive decisioni e valutazioni per andare avanti nel proseguire, soprattutto nel migliorare appunto la situazione. E da lì fu fatto l'errore, non si pensò alla generazione di quel presente e di conseguenza le generazioni del futuro si sono trovate a vivere delle situazioni sempre più complesse. Perché la gestione di una popolazione che invecchia maggiormente implica un maggiore peso per il contesto sociale per quanto riguarda, ad esempio, tutta la componente pensionistica, per tutto quello che riguarda tutta la componente dell'assistenza medica, insomma, le problematiche sono molte e che di fatto pesano e gravano sul contesto. Tant'è vero che a distanza di appunto di quegli anni 90 vediamo come oggi la situazione anche in ambito sanitario sia, sia decisamente problematica rispetto ad un recente passato. Certamente. In mezzo, anzi, recentemente c'è stata anche l'esperienza della pandemia e tutte le conseguenze portate nel cercare appunto di rimediare alla pandemia stessa. Ma potremmo dire che quella esperienza sia stata gestita bene proprio dai vertici dell'Unione Europea? Ebbene, i dubbi quantomeno sono ben che presenti e le valutazioni, quelle valutazioni oggettive, forse a mente fredda, verranno portate ovviamente nei. Tempi, nei tempi futuri. Per far fronte all'emergenza eh, eh, legata appunto agli aspetti demografici oggi si cerca di tamponare perché non si può perdere competitività nel contesto globale quando giganti come la Cina, giganti come gli Stati Uniti ma anche la Russia, l'India e sempre di più in prospettiva possiamo integrare il tutto aggiungendoci anche il Brasile, il Sudafrica, i paesi dei BRICS ebbene in una competitività così importante a perdere ehm, la, la, la forza la forza legata appunto negli aspetti della, della popolazione negli aspetti demografici implica delle decisioni che ovviamente devono essere prese per poter rimanere quantomeno a galla in una situazione di questo tipo e da qui il problema diventa diverso diventa diverso perché occorre far sì che nel contesto europeo entri forza lavoro e la forza lavoro significa immigrazione e eh, ora l'immigrazione ovviamente deve essere gestita, deve essere gestita nel modo opportuno, deve essere gestita nel modo migliore, ma noi stiamo assistendo nella grande molteplicità della confusione europea a una gestione legata a spinte migratorie che derivano da. E realtà esterne che si trovano in oggettive difficoltà ma una realtà europea che si trova necessitante di forza lavoro ebbene in questo momento per quanto riguarda le politiche migratorie si stanno facendo esattamente gli stessi errori che si facevano a metà anni 90 per quanto riguardava gli aspetti delle valutazioni demografiche facendo sì che le politiche migratorie più che un oggettivo eh, un'oggettiva linea di eh, acquisizione di ehm, forze che possano rappresentare elementi che vadano a contribuire nell'ambito della competitività e della produttività diventano invece oggetto di contrapposizioni politiche, magari anche a fini elettorali. E da qui, come detto, il problema: il problema è che soprattutto non viene individuato da una generazione che è nata in modo naturale, nel contesto proprio del problema, non rendendosi conto di essere in un problema perché il problema lo hanno sempre eh, vissuto. La realtà delle, della questione è che l'Unione Europea che ehm, di fatto rappresenta un grande elemento di potenzialità per l'Europa stessa è diventato progressivamente nel tempo, o meglio ha affermato progressivamente nel tempo quelli che sono invece interessi estranei al concetto di un'Europa dei popoli, quanto piuttosto interessi legati a gruppi economici, gruppi finanziari europei e non europei. Lo abbiamo già sottolineato anche in diverse uh, occasioni, in altri video. Vi ricordo il video Addio eh, Sogno Europeo che potrete trovare. Appunto, in, ehm, sia sul sito che su YouTube che sul canale eh, Telegram, ehm, questioni che hanno messo in evidenza come l'Europa, poi alla fine, nella sua potenziale primarietà nella competitività globale, di fatto si trovi invece in una situazione alquanto difficile e, se vogliamo, con un futuro estremamente incerto. Il sondaggio ehm, rappresenta sicuramente un punto di vista eh, importante nella valutazione appunto di, di come le generazioni potrebbero ehm, reagire in vista appunto a, a, a delle situazioni che richiederanno poi anche ulteriori sacrifici, perché anche qua si innesca il discorso legato alla, mh, a quella che è eh, di fatto eh, la comunicazione politica, ovvero convincere che determinati valori, sono importanti, però, mettendo da parte quelli che sono i reali problemi e che hanno trasformato delle situazioni effettivamente difficili da poter gestire in valori da, eh, in valori da difendere. E, e da qui le prospettive, le prospettive che ci portano a vedere anche quelli che potrebbero essere i leader del futuro, ovvero la conferma, la conferma di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione Europea, la stessa Ursula von der Leyen è precipitata nei sondaggi passando da quasi il 60% di consensi che aveva nel 2022 a eh, poco più del 37% in questo, in questo momento. Però è altrettanto vero che la figura, in particolare per quanto riguarda i giovani in Italia, ovvero gli under, gli under 30, è rappresentata da Mario, da Mario Draghi, Mario Draghi che in ogni caso nel contesto italiano, a prescindere dalle generazioni, a prescindere dalle forze politiche, beneficia comunque di apprezzamenti. Nel senso che la visione di un Mario Draghi, presidente della Commissione europea, soddisfa nell'ambito eh, generale della società italiana il 60% degli intervistati a seconda dell'appartenenza alle forze politiche. Ebbene, tutto questo sbalordisce, se vogliamo, vedendo proprio che cosa abbia rappresentato l'esperienza Mario Draghi nel corso di poco più di un anno di governo. Ce lo ricordiamo, quel 2021-2022, che cosa ha rappresentato in termini anche di restrizioni che abbiamo vissuto, restrizioni che, eh, alle quali noi ci stiamo interrogando in maniera estremamente importante, se non siano andate a toccare di. Il, il discorso legato ai diritti sanciti dalla nostra Costituzione, ma alle restrizioni si aggiungono anche quelle politiche eh, vaccinali, quelle politiche vaccinali che in questo momento stanno mostrando una grandissima distruzione soprattutto per quanto riguarda le modalità e per quanto riguarda in maniera ancora più importante gli effetti avversi e poi potremo anche continuare perché negli anni 2021-2022 nel contesto della società italiana c'è stata una vera e una frattura, una rottura. A livello sociale, dove è subentrato un meccanismo che ha portato a vedere come in Italia sia sempre presente e pronta ad emergere anche la discriminazione, perché la discriminazione è arrivata nel contesto appunto di chi accettava e chi non accettava, in una contrapposizione che alla fine divideva e portava a guardare in diverse direzioni. In ogni caso, chi non accettava accettava le politiche vaccinali. Insomma, tutto questo è accaduto nel periodo del governo dei migliori, quel governo che vedeva Mario Draghi al vertice del, del tutto. E, è curioso che in questo momento un'attenzione di valutazione di responsabilità di tutto quello che non ha funzionato nell'ambito sanitario sia ricaduto sull'ex ministro eh, Speranza, però dobbiamo sottolinearlo che se Speranza si trovava alla guida del Ministero della, della Salute e contemporaneamente Draghi era il presidente del Consiglio. Eppure Speranza viene collocato una, come una figura responsabile mentre Mario Draghi, appunto, è una figura che ambisce a diventare presidente della Commissione europea. Ed è qui la stranezza del, del fenomeno. Anche questo potremmo andarlo ad analizzare come un fenomeno sociologico, anche forse come un, un fenomeno legato alla psicologia. Sociale in un'identificazione che qualcuno parla definendola addirittura come sindrome di Stoccolma, fatto sta che la situazione in questo momento si presenta sotto diversi punti di vista. Ma attenzione, che dobbiamo sempre però prendere in valutazione tanti aspetti. Che i sondaggi molto spesso ci danno sì dei risultati, ma devono essere interpretati e interpretati anche nella maniera più obiettiva possibile. Perché invece la realtà delle cose la realtà delle cose si lega al fatto che progressivamente gli italiani stanno indicando a prescindere dai sondaggi qual è la loro opinione e la loro opinione si sta manifestando con una progressiva assenza dal voto e questo forse è il sondaggio più significativo che c'è perché di fatto questa è la realtà che maggiormente preoccupa e sta preoccupando la componente politica italiana basti vedere i grandi sforzi che il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sta facendo proprio per far sì che gli europei in generale, gli italiani in particolare, vadano a votare. La paura è che gli italiani invece a votare proprio vadano in pochi. Ma rappresenta, come detto, anche questo un elemento da prendere forse maggiormente in considerazione, piuttosto che sondaggi che tendono a mettere in evidenza determinate cose che magari possono dare maggiori soddisfazioni, piuttosto che le realtà oggettive. Per oggi abbiamo concluso.